Airbus è tra i principali player dell'aerospazio a livello internazionale con una forte presenza in Italia, una presenza che genera notevoli ricadute positive a livello economico e tecnologico. Ask News ne ha parlato con Serafino D'Angelantonio, Head of Country Italy del colosso europeo. Siamo un partner storico e importante dell'Italia e del settore spaziale, aerospaziale italiano da più di 50 anni. Partnership che abbiamo essenzialmente con il gruppo Leonardo, con cui condividiamo delle società importanti come MBDA, numero uno mondiale nella missilistica e ATR, nell'aviazione regionale. Condividiamo dei prodotti importanti come l'Eurofighter, aereo da combattimento e l'elicottero da trasporto NH90. Alleanze e collaborazioni fruttuose a livello nazionale e internazionale, spiega il numero uno di Airbus Italia. Queste partnership hanno veramente consolidato l'industria europea e hanno generato per il nostro paese anche degli importanti contributi in termini economici attraverso essenzialmente l'export. Abbiamo quantificato negli anni una cifra che si avvicina ai 30 miliardi di euro. Abbiamo quasi 300 aziende, 300 fornitori che fanno dell'Italia il sesto paese al mondo, al di fuori delle home countries di Airbus in termini di valore, volumi di supply chain. In media siamo sui 500 milioni di euro l'anno e generiamo 8.000 posti di lavoro più o meno legati a queste attività di supply chain. Poi l'elemento nuovo che è più recente, che caratterizza la nostra presenza, è quello dell'aver sviluppato un footprint industriale, dunque una presenza industriale diretta. Abbiamo tre aziende, diciamo, aziende legate al settore dello spazio a Roma, Airbus Italia, e nel settore dell'elicotteristica a Verona e a Trento. Il nostro footprint si è consolidato nel 2021 e siamo fiduciosi di poter ulteriormente rafforzare la nostra presenza. Entrambe le aziende stanno assumendo. Oltre alla partnership con Leonardo, l'attività di Airbus in Italia si estende anche al settore civile. L'anno scorso abbiamo avuto la soddisfazione di concludere l'accordo con Interways, dunque che porta su un ordine di 28 aerei, oltre a, cioè, 56 aerei che verranno presi attraverso l'ESSOR. Con Interways abbiamo anche sottoscritto una partnership strategica sui temi dell'innovazione e della sostenibilità, che mi auguro, anzi sono certo, che ci aprirà prospettive molto interessanti. Nel campo della decarbonizzazione del settore del trasporto aereo, hai citato gli accordi che abbiamo concluso recentemente con SEA a Milano e con Savesnam a Venezia. Sono due tasselli estremamente importanti del progetto che ci vede con l'ambizione di essere i pionieri nella decarbonizzazione del nostro settore. Nell'ambito della difesa risale al mese scorso la sigla di un importante accordo in ambito continentale. La firma con l'OCCAR, che è l'Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in materia di armamenti, del contratto Eurodrone il 24 febbraio scorso, rappresenta sicuramente un momento storico nella costruzione dell'Europa della difesa e che contribuisce ulteriormente a rafforzare il nostro rapporto con Leonardo e con l'Italia. Il programma più importante dai tempi della 400M, che consentirà di realizzare il più avanzato sistema aereo a pilotaggio remoto, permette di generare più di 7.000 posti di lavoro ad alto contenuto tecnologico in Europa, permette di rafforzare la sovranità industriale e tecnologica europea, oltre alla collaborazione tra paesi europei.